Dovevo fare questo video molto tempo fa, me la sono presa comoda. Questo rientro delle vacanze è stato lungo. Poi vabbè, ho lavorato col video di Benedetta, insomma il video con Benedetta, e l'avrete visto, no? 21 minuti di domande e risposte, finalmente un Q&A, non c'è mai stato sul mio canale, volevo fare una cosa davvero figa e secondo me quel video spacca i culi. L'ultimo video con Benedetta non c'era modo migliore di chiudere. Allora ragazzi, andiamo alla tematica. Marco Mengoni. Io mi giro, ovunque mi giro, e vedo gente, non addetti ai lavori, professionisti, gente che ha semplicemente visto il Re Leone, lamentarsi di Marco Mengoni ed Elisa. Il doppiaggio ha rovinato il prodotto, non si può sentire, ragazzi, fa male vedere gente che non se ne intende di doppiaggio e che quindi potrebbe apprezzare il Re Leone, no? Cioè, potrebbe apprezzare un'opera, perché io sono cacacazzi col doppiaggio, sono fiscale perché lo vivo, ma non ho la presunzione di dire da addetto ai lavori, non mi considero ancora tale, sono inesperto, ma da uno che lo studia e lo capisce, lo apprezza, lo approva, ha ormai un orecchio formato sull'argomento, perché è tutta memoria uditiva quella per capire spesso se uno fa cagare o meno. Io sento anche persone comuni lamentarsi di questa cosa ed è bruttissimo. Odio sentire queste cose, mi rammarica e mi rattrista, perché non è giusto. Non è giusto che un prodotto così bello, fatto bene, debba avere queste situazioni. Il cantante, lasciagli fare il cantante. Alex Baroni, quando ha fatto Hercules, ha fatto solo la parte cantata e poi Raoul Bova ha doppiato il personaggio di Hercules. Almeno Raoul Bova è un attore. Stefano Fresi, che ha fatto Pumba, credo. Edoardo Leo, anche se recita spesso in romanaccio, è un attore, sa tirare fuori le emozioni, quindi va bene Edoardo Leo. Luca Ward, magistrale. Nel Re Leone del 94 Simba lo faceva Riccardo Rossi, ragazzi, la voce di Harrow, la voce di 3000 personaggi, cioè è un doppiatore famosissimo, la famiglia Rossi è famosissima nel doppiaggio. Marco Mengoni. Io lo capisco, vi offrono dei soldi, chi rifiuterebbe? Se li dessero a te, va bene. Ragazzi, va bene. Anzi, colgo l'occasione per fare questa critica dicendo: tempo fa, in realtà, l'altro giorno sono stato criticato da un canale Reaction Man. Anzi, colgo l'occasione della sua critica per spiegarvi una cosa in più. Non te la prendere con loro, prenditela con chi ce li mette. Sì, ragazzi, già fatto. Ce li mette Disney, ce li mette Sky, ce li mette, che ne so, Warner Bros. Ok, ma non è questo il punto. Il punto è che se quello non è il tuo lavoro, tu non devi accettare. Non è che io, se sono famoso, divento un testimonial, mi chiedono di fare una cosa che non so fare, tipo, che ne so, sistemare una videocamera, fare delle attività che non sono atte alla mia formazione. Io non è che lo faccio, non lo faccio, perché non è il mio lavoro. E loro lo fanno. Questa cosa quanto può giovare all'immagine? Marco Mengoni, farsi dire non sei bravo, farsi dire hai rovinato un film, quanto può giovare alla tua reputazione, Marco? Quanto? Non credo molto, non penso. Ti stimo come cantante, ha fatto anche delle canzoni che apprezzo, anche se non è il mio genere. Io dico basta. Che c'entra? Che c'entra doppiare? Ripeto, è un'opportunità pubblicitaria, ti danno molti soldi, ma se poi arrivi lì e non lo sai fare, e non lo sai fare. Io lo so che i direttori di doppiaggio si impegnano come possono, cercano di tirare fuori il massimo in poco tempo, ma ragazzi, ma se io sto ancora studiando doppiaggio, sono passati 3 anni e non mi sento pronto, faccio solo piccole cose. La fortuna di aver doppiato Alpacar e il cartone animato, e si spera di poter continuare. E questi, non avendo mai studiato niente, arrivano in sala, ma per quanto tu ti possa impegnare, ma cosa puoi tirare fuori? Marco Mengoni sarebbe stato fico se avesse fatto solo le canzoni del Re Leone insieme ad Elisa, e lì aveva senso. Come è stato, credo, per Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, hanno rovinato Aladdin? Boh, possibilmente. Però almeno non abbiamo Aladdin doppiato da Gigi D'Alessio, cioè, ve lo immaginate, no? Ragazzi, fatemi sapere la vostra, perché so che questo fenomeno dei talent sta sfuggendo di mano, e so che c'è una petizione ufficiale firmata dai doppiatori per abolire questi talent, quindi questi personaggi della TV non preparati che vanno a doppiare, per abolire questo fenomeno. Secondo me ben vengano i talent che derivano dal mondo della recitazione, vedasi in passato anche presentatori capaci come Enrico Papi, Fabrizio Frizzi, anche se Frizzi pure lì bravo, ma l'hanno dovuto formare, è stata comunque un'impresa, ma Frizzi aveva delle basi forti. Vedasi un Giancarlo Giannini, che ormai è proprio doppiatore. Tanti attori che hanno fatto bene il doppiaggio, ok, ma eliminiamo calciatori, cantanti e quant'altro dal mondo del doppiaggio, perché non siamo in America dove l'attore viene formato a 360 gradi come il cantante. Lì in America Beyoncé
è una bravissima cantante, al contempo una bravissima attrice. Anche Lady Gaga, amo il suo modo di recitare, è pazzesca, ma perché lì c'è la mentalità che per sfondare devi essere 100% cantante, 100% attore, 100% showman. Questa cosa in Italia non esiste, sei 100% una merda, 0% un'altra cosa, per dire. E quindi o sono bravissimi cantanti e rimane lì cantanti, punto, punto. Fatemi sapere la vostra, ragazzi. Ci tengo a sapere cosa ne pensate. Sì, la colpa è di chi ce li mette, ma anche un po' di chi accetta una cosa che non gli compete, perché poi la reputazione che ne viene fuori è negativa, solo negativa. Speriamo che questo fenomeno. Ah, ragazzi, siamo riusciti a ottenere la cancellazione del doppiaggio di Evangelion, ma spero lo rimettano con un adattamento migliore. Perché non possiamo ottenere anche questo? Il web può vincere tante battaglie, basta far sentire la propria voce, perché ricordiamoci che Revolution fa la rivoluzione, vuole provarci, voglio mandare dei messaggi, voglio far sentire la mia voce come una forma di protesta. Ecco, quando mi dicono lo fai perché rosichi, sì, anche. Mi viene da rosicare quando vedo le cose che non vanno a funzionare. Chiaro, mi fa rosicare vedere le cose sbagliate nel posto giusto. La gente che non dovrebbe lavorare, lavora. Va bene, sì, ma facciamo sentire la nostra voce tramite quelli che sono i mezzi che oggi, grazie a Dio, ci sono concessi come i video. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo.